Partita strana perché raccontiamo ormai un film già visto dall'inizio del campionato, dove durante la settimana ci prepariamo bene, curiamo i dettagli, tutto quello che è importante per poi fare una buona partita, e poi ogni volta capita che il secondo tempo andiamo sotto di due gol su due disattenzioni, quindi ecco, è più una questione, secondo me, mentale che tattica. Quindi la questione mentale, come si può lavorare? Si può lavorare continuando a dare sempre il massimo e cercare di dare una svolta a questi dettagli che in questo momento ci stanno venendo contro. Il gruppo è un gruppo che ha voglia, ha personalità. È arrivato il momento di metterla ora in campo. Le chiacchiere ora stanno a zero. Ora basta, ora continueremo a lavorare sempre di più, cercando ora anche di non curare di più i dettagli, ma di essere collegati non dal primo minuto, perché noi abbiamo preso gol dopo 20 secondi, quindi dobbiamo essere collegati prima di entrare in campo. Niente, il mister comunque quotidianamente insieme a tutto lo staff continua, 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 i ragazzi sono predisposti a fare quello che dice il mister e dice lo staff. Poi capitano queste giornate. Però dobbiamo andare testa alta, continuare ad andare avanti, perché non ho mai visto squadre retrocedere dopo la sesta giornata o vincere campionati dopo la sesta giornata. Quindi la promessa è quella di continuare a impegnarci e quindi rispettare tutte le persone che comunque ci sono vicine e che continuamente ogni settimana ci danno il coraggio per andare avanti.